questo video di Mitologicamente Parlando nasce per sottolineare la banalità dell'etimologia di alcune parole che provengono direttamente dal mito e che vengono utilizzate tuttavia nel linguaggio comune, spesso senza neanche renderci conto del perché e del per come quelle parole significano quello. Possono essere casi molto banali. Pensate al suffisso geo, che sta a indicare qualsiasi cosa legata alla terra, perché Gaia è la parola che in greco significa terra e che è anche la divinità che la rappresenta. Un caso ultra banale, ma noi ci spostiamo questa settimana dall'altra parte dell'oceano verso ovest e ci spostiamo dalla terra al cielo per parlare del termine uragano. Noi comunemente intendiamo per uragano una tromba d'aria, nello specifico si intende per uragano la tromba d'aria che avviene a determinate condizioni in climi per lo più tropicali. Ed è ovvio, perché parliamo di un termine che viene utilizzato in un popolo che viveva in terre tropicali. Uragano, come forse avrete già capito se avete seguito il video sulle origini secondo il mito Maya, viene da Huracán. Banalmente, semplicemente, Huracán è il dio delle tempeste, delle folgori e del fuoco del mito Maya, e il suo nome è diventato sinonimo in tutto il mondo di uragano, probabilmente e principalmente grazie, tra molte virgolette, agli spagnoli, che hanno vissuto lì per un sacco di anni, hanno assorbito un po' di nulla di dire, tanto che uragano è un termine di uso comune e addirittura si usa una storpiatura del termine uragano, che dovrebbe essere orcan, per indicare perturbazioni atmosferiche simili anche in Europa. La cosa simpatica però del termine uragano non solo è il fatto che è ispirato a Huracán, questo dio di cui parlerò in video più approfonditi in seguito, ma è l'etimologia alla base di questo nome. Huracán è il grande dio del cielo, chiamato per l'appunto anche cuore del cielo, e crea tempeste, lancia folgori, anche un dio del fuoco, volendo, in sotto certe accezioni, ma il suo nome è particolarissimo, perché non indica semplicemente l'uragano, ne indica una caratteristica. Huracán, secondo molti studiosi, infatti, significherebbe o singola gamba di gufo, o gamba. Singola gamba, con una sola gamba. Questo perché le trombe d'aria sono un cono, cioè, letteralmente hanno una singola gamba che colpisce il terreno. Ecco perché Huracán come divinità viene rappresentato con una singola gamba, spesso e volentieri con una gamba che in realtà è un serpente. Questo perché colpisce con violenza la terra, con le tempeste, con una sola gamba, che è per l'appunto la coda del vortice dell'uragano. Ed è tutto meravigliosamente, splendidamente e inconsapevolmente, per chi usa il termine senza saperne le origini, banale e meraviglioso allo stesso tempo. È fantastico, perché a non conoscere questa cosa non ci arrivi. A conoscerla ti viene da dire: ma sono scemo! La mia reazione è tipo ogni 5 secondi quando scrivo i video di questa serie. Buon weekend!